Avremmo preferito ampiamente che lo sforzo di approfondimento dell'ARPAM si fosse, per esempio, orientato sul capire, approfondire quelle che sono le possibili correlazioni tra, ad esempio, le polveri sottili PM2,5 e gli aborti spontanei, che sono in eccesso nell'area di Falconara. E questo lo si sa e lo si può dire perché sono stati condotti degli studi epidemiologici negli anni scorsi. Le associazioni Malaria, Onda Verde e Onlus, che da anni combattono per i problemi ambientali collegati alla raffineria API e a tutto il territorio di Falconara, non sono state convocate alla videoconferenza dove l'assessore all'ambiente Aguzzi, l'ARPAM e i rappresentanti dei comuni di Ancona e Falconara hanno commentato nel fine settimana i livelli di inquinamento dei territori. A Falconara, tra marzo e maggio del 2020, in pieno lockdown, con famiglie chiuse in casa e aziende ferme, i valori medi di PM10 sono stati di 19 microgrammi per metro cubo, quando il valore limite è di 40. I dati sono quelli rilevati grazie a 30 mini campionatori che hanno integrato l'attività delle 17 centraline fisse e delle due mobili dell'ARPAM. Falconara però, precisano i comitati, ha tre centraline fisse, di cui quella di Fiumesino, nel quartiere della raffineria, non rileva neppure le PM10. La scienza considera un periodo ampio anche per poter fare dei paragoni, cioè andare a stringere così tanto la finestra e farla cadere proprio in un momento del lockdown, no, non si tratta di dire che non siano dati veritieri, ma sono sicuramente dati non comparabili. Onda Verde e Malaria sono associazioni iscritte all'albo regionale che per 2 anni sono state convocate a tutti i tavoli tecnici, compresi quelli con i ministeri di salute e ambiente. Ma da 2 anni e mezzo non siedono più a quei tavoli, servono analisi serie dei dati che tengano conto delle valutazioni di Istituto Superiore di Sanità, ARPAM e Istituto Nazionale Tumori.